buona giornata a tutti, buongiorno a tutti. Ringrazio ovviamente tutti coloro che hanno contribuito a organizzare questa iniziativa, questo evento. Io penso che l'informazione, la discussione su questi temi deve essere assolutamente obbligatoria, soprattutto il coinvolgimento degli studenti, perché non è, come dire, soltanto importante studiare e alzare le competenze dei nostri ragazzi, ma insomma, ecco, coinvolgerli pienamente è sicuramente una delle cose più importanti che occorre fare. I ragazzi devono essere protagonisti in tutto, dobbiamo coinvolgerli sempre, dobbiamo chiedere loro qual è il programma più giusto, più efficace per loro, più interessante per loro. Detto questo, ovviamente saluto con particolare affetto il professore Gavino. Allora, che dire? Gli ITS sono un'opportunità importante, un'opportunità assolutamente straordinaria per la nostra Puglia. Io ho queste tre deleghe fantastiche, io lo dico sempre, lo ripeto continuamente dappertutto, istruzione, formazione e lavoro. E, come dire, per inserirsi meglio, per avere meno difficoltà, per avere meno difficoltà per entrare, diciamo, per rimanere nel mondo del lavoro, occorre indubbiamente insistere su queste due deleghe, cioè sull'istruzione e sulla formazione. Alzare le competenze è fondamentale, il livello delle competenze deve essere un livello di competenza adeguato, adeguato ai sistemi internazionali, adeguato ai sistemi europei. L'Europa ci chiede determinate competenze, l'Europa ci chiede assolutamente di prendere posizione e di insistere su determinate tipologie di interventi, di attività, e quindi noi dobbiamo cercare, come dire, in tutti i modi di organizzare per i nostri studenti, per i nostri giovani, un supporto di istruzione e formazione adeguato. Oggi si parla tanto di industria 4.0, allora non può essere esclusivamente l'industria 4.0, deve essere tutto 4.0. Io utilizzo questo acronimo per intenderci, per prendere l'idea. No, a me non piace molto 4.0, perché in Germania mi dicono che stanno già a 7.8.0, quindi, come dire, ripetere 4.0, però per intenderci, i numeri, io sono un docente di matematica. Quando qualcuno vuole mettere in discussione qualcosa, diamo numeri e sicuramente non ci troviamo mai d'accordo, dovrebbe essere il contrario, ma funziona così. Quindi, dicevo, se non rendiamo l'istruzione 4.0, cioè adeguata, connessa con l'industria, noi non riusciremo ad avere risultati importanti, non riusciremo ad essere efficaci. Io questo, tra virgolette, lo pratico, lo sperimento ogni giorno. Nessuno può rimanere indietro, ma non sono delle frasi fatte, perché far rimanere qualcosa, qualcuno indietro, vuol dire tenere sempre, avere sempre quella palla al piede che non ti permette di correre e di andare avanti. Noi non pensiamo, no? Io adesso accenno un po' al turismo, no? Così parlavo con il sottosegretario Salvatore Giuliani in macchina. Il turismo, noi dobbiamo ancora fare tanto per il turismo. E quando parliamo di turismo, è vero che la mia provincia, il Salento, la Puglia tutta, diciamo, negli ultimi anni ha avuto tantissimo successo, tantissima disponibilità di posti letto, tantissimi turisti che si affacciano nella nostra regione. Ma le altre regioni e poi le altre nazioni non stanno a guardare. Io non scordo mai la Sardegna. La Sardegna, se voi ricordate, sino a qualche tempo fa, era la meta, diciamo, di tutti. Tutti noi italiani, sia giovani, c'era anche un turismo altissimo di grande lusso, c'era la Gacan, non so, Costa Smeralda, e poi ad un certo punto il tour operator o altre situazioni hanno deciso di spostare, diciamo, la punta dell'iceberg da qualche altra parte. Probabilmente si è scelto anche il turismo, la Puglia,
perché obiettivamente, oltre alle scelte commerciali, onestamente la Puglia è straordinaria e bellissima, dalla Selva al Salento, alla Carcano, sono zone straordinarie, in qualunque posto là. Io quest'anno sono stato un po' in queste zone, 4-5 giorni, passi da gigante, sono stato in alcuni paesi, sono stato per esempio a Monopoli, non andavo da un sacco di tempo, straordinario, a Polignano, eccezionale. Però quello che manca ancora è la professionalità, è il sistema, è fare sistema, perché obiettivamente fare sistema nel mondo dell'impresa e essere connessi con il mondo delle imprese è assolutamente fondamentale, importante, altrimenti non si raggiunge nessun risultato, o comunque, o meglio, si raggiungono i risultati ma sono frammentari, sono spezzettati, sono, come dire, non sono strutturali. Noi dobbiamo fare, anche quando si parla di riforme, o si fanno le riforme strutturali, altrimenti, come dire, è sempre molto debole, il sistema resta sempre molto debole. E allora, come dire, ritorno alle mie deleghe, che sono le più belle, mi scuseranno i miei colleghi assessori regionali, ma indubbiamente essere assessore all'istruzione, università, diritto allo studio, formazione e lavoro, come dire, indubbiamente hai, come dire, il ciclo della vita completa, no? Perché ognuno di noi dovrebbe prima istruirsi, poi formarsi, poi lavorare. E la terza, che è un po' a qualche problema, però se noi insistiamo molto e lavoriamo bene sull'istruzione e sulla formazione, come ho detto poc'anzi, avremo sicuramente risultati, raggiungeremo risultati sicuramente più importanti, non solo per entrare nel mondo del lavoro, ma anche per rimanere nel mondo del lavoro, perché la formazione deve essere una formazione continua. Non possiamo più pensare che ho ottenuto il diploma di laurea è terminato, assolutamente no, non è terminato nulla, oppure diplomarsi nell'ITS è chiuso, non è così. Io ho sempre chiesto a Dito, a tutti quanti, che occorre avere proprio una mailing list di chi si diploma, di chi prende l'attestato. Adesso arrivo all'ITS, perché non so cosa dire ancora, attestato, diploma, benissimo. Dovremmo fare un po' di chiarezza, sottosegretario, sull'ITS, cioè, vabbè, finisco il ragionamento e poi due parole sull'ITS, che è ovvio che lo penso. Quindi questo è l'obiettivo, deve essere l'obiettivo di tutti. Ieri c'è stato, noi veniamo da Lecce, dove c'è stato tra i suoi giorni straordinari sul diritto allo studio, un'iniziativa nazionale, cioè tutte le Andiso, le Adiso, le enti strumentali del diritto allo studio, stavano a Lecce, abbiamo fatto 3 tavoli tematici importanti, insomma abbiamo ragionato per bene sul diritto allo studio. Allora comincio con l'ITS. Il diritto allo studio deve essere allargato agli ITS, obbligatoriamente, perché altrimenti le istituzioni ITS, le fondazioni ITS si spostano, soffrono non solo, ma si spostano, secondo il mio modesto punto di vista. Noi finanziamo tutti gli ITS della Puglia, grazie alla Regione Puglia e a nessun altro. Beh, chiudo la parentesi. Ma perché un ragazzo del Salento, diciamo, non può venire a Locorotondo per formarsi, diciamo così, in questa specifica competenza, e invece l'istituto di chiesa di Locorotondo deve aprire, tra virgolette, delle sezioni che non potranno mai essere all'altezza della situazione? Quest'anno, l'anno passato, l'ho fatto, istituendo corsi un po' in tutta la Puglia, no? Tutti gli ITS hanno fatto questo. Però non rende, perché voi vi appoggiate dove? Su qualche scuola, vi appoggiate su qualche istituzione, vi appoggiate su sistemi che fanno altre cose. Invece io penso che gli ITS dovrebbero avere il diritto allo studio. Se un ragazzo salentino, se un ragazzo poggiano, vuole intraprendere, diciamo, l'alta specializzazione dell'ITS dell'albero alimentare, deve venire a Locorotondo, e a Locorotondo deve esserci l'alloggi per gli studenti. Può essere non solo uno studentato, ma può essere anche che venga dato, come facciamo per gli studenti universitari, come dire, il contributo per l'alloggio, ci deve essere la mensa, insomma, devono vivere. Oggi il tema per il diritto allo studio era la residenzialità e l'inclusione nelle città dove gli studenti universitari vivono, perché lo studente non deve soltanto studiare, ma deve anche, come dire, vivere la città, vivere i luoghi dove studia.
Quindi questo è un altro problema. Ovviamente c'è anche questo acronimo ITS, che non si capisce se è un ITC, se è una scuola tecnica superiore, non si capisce nulla. Tanto è vero che molti miei colleghi, molti nostri colleghi e sottosegretari ancora non conoscono l'ITS, quindi non sanno che cosa è un ITS. Allora bisogna anche dare molta pubblicità, e noi lo facciamo, noi Regione Puglia lo facciamo, noi organizziamo degli eventi. La prossima settimana staremo tutti a Foggia, dove ci saranno tutti gli ITS della Puglia a raccontare, a narrare, a capire quali sono pregi e difetti, quali sono ancora gli obiettivi da raggiungere. Chiudo con le attività dell'ITS. È ovvio che ci sono alcuni ITS che per motivi, diciamo, anche territoriali hanno meno difficoltà a proseguire, diciamo, nel percorso di alta formazione. Allora, quando si parla di ITS, diciamo, di alta specializzazione, quindi si parla di particolari attenzioni che si rivolgono all'ITS, definendoli eccellenze, l'eccellenza là si fa anche con il contesto territoriale, perché molte università non vengono considerate eccellenze perché obiettivamente hanno un contesto economico e sociale diverso rispetto, per esempio, al contesto barese. A Bari, indubbiamente, fare economia, fare giurisprudenza, fare ITS è un po' meno difficile rispetto che farlo a Lecce, parlo della mia provincia, così non offendo nessuno, perché il contesto socio-economico è diverso, è meno forte, meno strutturato. Cosa voglio dire con questo? Che occorre aiutare tutti, che occorre supportare tutti, perché questo è il diritto allo studio e tutti dobbiamo metterli, tutti gli studenti, tutte le province, tutti i territori, li dobbiamo mettere nelle condizioni di operare allo stesso modo. Poi, come dire, e questo lo dice la nostra Costituzione, vanno aiutati tutti. Poi è chiaro che la selezione si deve fare strada facendo, perché poi, come dire, non dobbiamo mai scordare che la selezione deve essere una selezione naturale, ecco perché io sono per esempio contrario al numero chiuso a medicina, perché molto spesso si fanno fuori o non entrano a medicina ragazzi che invece potrebbero diventare scienziati, no? Noi li studiamo solo per un test. Io dico che l'accesso deve essere garantito a tutti, poi soprattutto a coloro i quali non sono nelle condizioni economiche di affrontare un percorso universitario, un percorso di test, e questo è fondamentale, perché, come dire, se uno volesse venire da Foggia, ripeto, da Lecce, qui al laboratorio e non ha le risorse economiche, non può certamente affrontare. Quindi questi sono i temi, come dire, più importanti, ed è ovvio che anche le aziende, chiudo, ovviamente ci sarebbe tanto da dire, anche le aziende devono essere più collaborative, professore, con l'ITS, perché queste sono, non ci dobbiamo mai scordare, sono delle fondazioni. Allora, e all'interno delle fondazioni non solo c'è la scuola, diciamo, che fa gemmare, diciamo, l'ITS, ma ci sono anche le aziende, devono esserci le aziende che, come dire, sono e dovranno essere portatori di interessi legittimi e quindi contribuire anche alla formazione degli studenti. Quindi io chiudo dicendo che la Puglia sicuramente nei prossimi 2 anni di amministrazione regionale, di questo governo regionale, continuerà a supportare l'ITS, però io penso che occorrerebbe un modello un po' più efficace e più efficiente, dove tutti potremmo stare un po' più tranquilli e mandare i nostri figli a studiare l'ITS sapendo che non c'è differenza tra un ITS e l'altro. Grazie. In fortissimo ritardo, ma eravamo a Lecce, e poi peraltro ringrazio gli organizzatori per la pazienza dimostrata per fissare questa data, ma l'altro fine settimana, per esempio, non sono rientrato, quindi ieri sera finalmente sono arrivato nella mia terra, che è la Puglia, e aver girovagato 15 giorni anche per l'Europa. Bene, ITS, cosa vuoi fare da grande? Mi viene da porre questa domanda a me stesso e a tutti voi. È evidente che nel corso degli anni questa fantastica esperienza, perché così chiariamo subito l'approccio, e con luci ed ombre, ha portato nel complesso risultati eccellenti. Quali sono i risultati eccellenti? Ma sicuramente i numeri in termini di occupabilità dei nostri studenti, dico nostri studenti,
è un dato interessante, ma è evidente che, a mio modestissimo avviso, a proposito di deleghe, le deleghe sugli ITS, la delega sugli ITS è stata data al sottoscritto, questo non so se sia una buona o cattiva notizia. Il ministro Bussetti ha voluto delegare me, come dire, quantomeno a seguire i lavori istruttori di un potenziamento della filiera tutta degli ITS. E ci siamo già interessati in questi pochissimi giorni di governo, almeno per quanto mi riguarda. Io sono a Roma dal 13 di giugno, quindi non da pochissimo, essendo poi anche il mese estivo, che in realtà non è che abbia interrotto molto le attività di governo. Ci siamo occupati e dovuti occupare delle emergenze, che sono tantissime. Si è dovuto operare tutta la struttura anche per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico. Ma adesso, passato a questo periodo, insomma, un po' di avvio burrascoso per tanti versi, sono sostenuti provvedimenti in Parlamento, quindi con un dibattito molto, molto forte, molto lungo, molto acceso, come è giusto che sia in una democrazia, e ci occuperemo con... Vedo la dottoressa Camalleri che entra, il direttore generale dell'Ufficio Scolastico per la Puglia. Allora, che cosa occorre fare adesso? Occorre occuparsi delle cose belle, perché la scuola, quando dico scuola è evidente che sintetizzo, ma mi riferisco al sistema di istruzione, di università e di ricerca, e quindi anche degli ETS ovviamente, sono una cosa bella. Da che cosa occorre partire, a mio modestissimo avviso? Guardavo poco fa le vostre slide, quelle inserite nella cartella che è stata consegnata ad ogni partecipante, immagino, si fa riferimento sempre, guarda caso anche come primo punto, forse perché è più importante, ma ritengo proprio di sì, all'analisi dei bisogni formativi. Allora io ritengo che in una nuova programmazione di ITS, di maggiore coerenza con le realtà e con le micro realtà regionali, l'analisi dei bisogni debba rivestire un ruolo sempre più determinante. E guardate bene, le realtà che diciamo non hanno ottenuto eccellenti risultati, credo che fossero proprio carenti in quest'ultima fase. Sono stati in quei pochissimi casi degli ITS autoreferenziali, cioè si sono istituiti percorsi ITS sulla base del sentimento, per carità, una nobile emozione, ma ciò solitamente, fatta eccezione per la fortuna, di norma non porta grandi risultati nel tempo. Si sono organizzati sul territorio nazionale, questo è evidente, dei percorsi che non erano basati su dati scientifici. Allora, scientifici intendo qual è il fabbisogno, quale può essere la ricaduta di ogni intervento operato dagli ITS in termini di miglioramento del territorio, perché questo credo che sia l'obiettivo più nobile. E allora in quei pochissimi casi, per fortuna, non si è fatta un'analisi dei bisogni formativi, ma bisogni formativi che non debbono essere considerati quelli solo ed esclusivamente di chi si rivolge in qualità di studente barra alunno all'ITS, ma quali possono essere i bisogni di sviluppo e per quanto possibile anche orientarlo, quello sviluppo. Ma perché questo? Perché questo? Perché non lo dice Salvatore Giuliano, lo dicono dati oramai accettati a livello mondiale. Chi oggi si rivolge ad un percorso di istruzione, no, mi piace sempre ricordarlo, ne uscirà nel 2035. Nel 2040, 2038, se sceglie un percorso ITS.
E che cosa avremo nel 2040? Quali saranno i fabbisogni o i bisogni occupazionali, formativi, sociali, di sviluppo di un paese? Nessuno lo sa. Perché di norma non sappiamo da qui a 6 mesi che cosa accadrà. Per esempio, se sarò ancora sottosegretario, chi lo sa? Allora, bisogna fare in fretta, quindi ho poco tempo. Allora, figuriamoci una proiezione così a lunghissimo termine. E allora che cosa ci può orientare? Ma sicuramente una cosa che mi piace sempre ricordare, un lavorare sul come più che su cosa. Perché? Beh, perché se lavori sul come hai necessario bisogno di adeguarti, perché no, anche indirizzare quello che accade. Se invece lavori sul cosa, e nessuno mette in dubbio la validità del saper parlare la lingua madre, una lingua straniera, di saper far di conto, le scienze, le discipline umanistiche, ma oggi la partita la giochiamo sul come lo fai, perché che ci piaccia o no, i nostri ragazzi cambiano ogni 3 anni. Chi fra i presenti è donna e uomo di scuola, questo lo sa perché lo osserva, mentre molto spesso siamo rimasti ancorati a un sistema educativo di massa che orientativamente nel mondo è stato creato nel 1850, grosso modo, chi prima chi dopo. E un'altra frase che vi rappresenta subito quello che sto dicendo, qualche visivamente, è che se un antenato tornasse al loco rotondo non la riconoscerebbe, è cambiata. Per esempio, non c'era questo bellissimo istituto 200 anni fa, oggi c'è, ma se ritornasse nella sua classe la troverebbe identica, non è cambiato assolutamente nulla nella disposizione fisica e concettuale, un banco di qua, 25-30 banchi di là. Ma nel frattempo cosa è successo? È cambiato il mondo. Che ci piaccia o no, molto spesso noi ci ancoriamo a discorsi del tipo meglio i miei tempi, meglio i tuoi tempi, ma i suoi tempi. Va benissimo, ci sta. Oggi però il discorso da fare, secondo me, l'approccio da tenere è diverso. Oggi è diverso, oggi è così. Quanto prima prenderemo atto che è diverso, tanto prima e tanto meglio e tanto più pronti saremo a dare una risposta alle sfide che ci attendono, che sono quella di migliorare gli apprendimenti dei nostri studenti, che sia nel percorso di istruzione, che sia nel percorso di istruzione d'obbligo, che sia nel percorso di ITS, che sia di allargare e di estendere l'obbligo di istruzione, il diritto dovere di istruzione, anche includendovi all'interno di ITS, ma è evidente che parliamo di studenti, che parliamo delle future generazioni. E allora ritorno all'argomento principe, secondo me, il fabbisogno, l'analisi dei bisogni formativi, che non può essere evidentemente fatta oggi con una proiezione a 5 anni, ma deve essere in itinere continua e dare la possibilità alle fondazioni, agli ITS, di adeguarsi in corso d'opera, anche perché no, avendo una visione che però, attenzione, non debba essere basata su secondo me. Oggi in questo paese, come in molti paesi del mondo, si affrontano e si sostengono decisioni politiche di riorganizzazione di sistemi, non solo quello scolastico, sulla base del secondo me. Non funziona così, non può funzionare così. Perché se parliamo con i dati, allora, fino a querela di falso, quel dato, se è accettato e se è scientifico, ci guida, ci deve guidare. Ma attenzione, i dati cambiano velocemente, perché velocemente cambia la società. Per cui programmare un percorso di formazione oggi, con un'uscita a 3 anni, a 5 anni, a 15 anni, dipende da dove lo prendiamo e di dove lo portiamo, significa sicuramente essere pronti ai continui cambiamenti e soprattutto lavorare sul metodo, sul come si fa. E su questo gli ITS molto
hanno da insegnare per un semplice motivo, perché forse sono la punta d'avanguardia del nostro sistema che più è a contatto con il mondo reale, con il mondo imprenditoriale, con la società, con il territorio. Vi dirò che su questo mi piacerebbe coinvolgere, anche perché mi è stata già fatta la proposta, anche il Ministero del Lavoro. E non vi nascondo che qualche giorno fa Luigi Di Maio mi ha sollecitato di lavorare insieme sugli ITS in un'ottica 4.0. Ma che cos'è il 4.0, il 5.0, l'8.0? Non è un... perché molti, no? Ci sono delle codifiche, questo è evidente, però non è a chi la spara più grossa, dici tu 4.0, io 20.0, no, non è quello. Significa adattabilità, significa avere una visione, ma tenendo conto che quella visione deve tener conto dei dati e di quello che è lo sviluppo del territorio dove quelle attività sono inserite. Perché se noi non facciamo questo, non è detto che si debbano per forza ottenere risultati eccellenti. E lo sapete perché? Perché il nostro fantastico paese, se riduciamo adesso il discorso al nostro fantastico paese, ha delle caratteristiche profondamente differenti. Una realtà che può avere successo a Como non è detto che lo abbia a Brindisi o a Locorotondo, e viceversa. Perché? Perché noi ci occupiamo di persone, non ci occupiamo di oggetti. Se si trattasse di produrre telefoni, telefonini, cellulari, smartphone, come si chiamano adesso, peraltro alcuni dati ci dicono che presto spariranno, continuerete a comunicare con sistemi di messaggistica tipo WhatsApp, tranquillizzo tutti, queste sono belle, attenzione. Allora, se noi ci occupiamo di persone, non ci occupiamo di oggetti, per cui se io ho un oggetto con una scheda di produzione, lo posso produrre a parità di materiali e di macchine e macchinari uguale in qualunque parte del mondo, con le persone no, non è così. Con le persone è decisamente diverso. Per fortuna direi, perché questo è il nostro punto di forza. Tornando agli impegni da assumere per l'ITS, di recente abbiamo pensato anche a una nuova governance, come ben sai, dell'intero percorso di ITS, e pensiamo di dare alle istituzioni scolastiche un ruolo più attivo negli interi percorsi. Sono troppo politico, loro obiettivo si chiedono risorse, questo è evidente perché ti muovi se hai ossigeno. Allora, e questo lo faremo subito nei prossimi provvedimenti che questo governo intenderà intraprendere. Sicuramente uno strumento molto forte che ci riguarda sarà la legge di stabilità, quindi si stanno già scrivendo i provvedimenti da inserire. Per quanto mi riguarda, sono onorato che il Ministro abbia dato a me questa delega e quindi mi piacerà sicuramente confrontarmi con voi, ricevere da voi spunti di riflessione per un continuo miglioramento. Altro messaggio, e chiudo davvero, è che secondo me sulla base degli eccellenti risultati raggiunti, occorre che adesso, fermo restando ed essendo vero tutto quello che vi ho raccontato finora, cioè il fatto di puntare sempre su una modifica e un attento dialogo e ascolto dei bisogni formativi, io ritengo che tutto ciò che di buono è stato fatto finora bisogna metterlo in sicurezza. Come si mette in sicurezza tutto questo? Dando anche una struttura a questi TS, che non sia solo il presidente
che di norma quando uno sente presidente è una carica che dà prestigio, che dà onore, ma molto spesso non gli dice è colui che fa tutto poi in buona sostanza. E allora è che molto spesso si trova non con molte persone intorno, non dico solo, ma non con molte persone attorno. E allora ritengo che se noi riuscissimo a dare struttura, a dare corposità, me lo suggeriva prima lui, la colpa è sua, e cioè il merito è suo, e se noi mettessimo in sicurezza l'ITS avremmo reso un favore ai ragazzi e per il loro tramite al nostro paese. Non lasciatemi solo in questa fantastica esperienza, venitemi a trovare, molto spesso vedo degli amici che vengono a trovarmi e mi rappresentano le istanze e i bisogni formativi delle loro passioni. Quindi spero di poter tornare qui quando mi inviterete, di essere più puntuale, quindi questo lo di essere puntuale, non più puntuale, e ripeto, non lasciatemi solo in questa fantastica avventura di romana. Quindi vi aspetto quanto prima, sperando che non sia una cosa negativa, ma statemi vicino e costruiamo insieme nell'esclusivo interesse dei nostri studenti e del nostro paese. Grazie a voi. Un ragionamento che ha una traccia, un fil rouge. Io mi permetto di farvi partecipe di questo fil rouge, e questo fil rouge si chiama bellezza. Abbiamo vissuto a Lecce un momento, una bellezza che si è articolata fino ad arrivare qua, e poi mi aggancio al TS, non vado lontano, intendiamoci, anzi ci sta tutto. Dunque, abbiamo vissuto a Lecce un momento di bellezza, a parte diciamo dell'amabilità del luogo, ma anche della qualità, della unitarietà, della strategia di queste tre istituzioni, chiamiamole così, rappresentata dall'istituzione politica centrale che segna il passo di quelle che sono le strategie nazionali del sistema dell'istruzione e formazione, rappresentata dal sottosegretario di Stato, e poi quella dell'assessore regionale e poi me stessa, una strategia la cui bellezza è nella unitarietà di intenti. Vedete, non è facile che le istituzioni oggi capiscano che non possono segnare più un'azione che ha i paletti fissati nelle proprie competenze. Nel senso che io non posso più dire che ho agito bene perché ho fatto tutto quel che devo, ma devo poter dire che agisco bene perché devo aver fatto tutto quello che posso. E quel che posso va oltre il parametro, diciamo così, l'architettura della competenza che riguarda la mia istituzione. Non è un travalicare, ma è un accompagnarsi a capire che l'obiettivo non è il mio, ma è un obiettivo terzo, che intanto si può raggiungere se ci mettiamo insieme. È un'operazione giuridica? No. È un'operazione giuridica perché è segnata in Costituzione, intendiamoci, ma è un'operazione prima di tutto culturale e intellettuale, che è fatta dalle persone che interpretano i ruoli e non è fatta dei ruoli. In questo momento storico, la bellezza è segnata dal fatto che, posso dire per la Puglia, sottosegretario, perché noi siamo la Puglia, tu sei anche la Puglia, lei, cioè il problema lei, ma non ce la fanno. Non sospetti, eravamo e siamo gli amici. In tempi da sospetti siamo, eravamo e siamo le vicine.
questo mio sottosegretario, la verità è un po' impertinente con me perché mi sta facendo emozionare da questa mattina. Io ho pianto già questa mattina, la prego, ti prego di non farlo da cavolo. Raccontiamolo. Perché lo raccontiamo, raccontiamolo, va bene. Okay. Sì, lo racconto io perché stamattina così raccontiamo. Perché se lo senti. No, no, perché mi spiace. Allora succede questo. Le persone, io poi tornerò sulle persone parlando di TS, ci arrivo, il sottosegretario ha fatto un giuramento, ovviamente, all'atto di ricevere la morte. Ora, voglio dire che i giuramenti sono una cosa importante della vita della, diciamo, della comunità italiana in genere, perché noi giuriamo varie volte e a volte non diamo peso a quel che diciamo nei giuramenti, a quel che diciamo nei riti, ma invece i riti fermano il tempo, affinché a quel tempo, a quel momento si dia il peso delle cose. Ed è bello che questo rimanga poi nella percezione nostra e che ci rimanga dentro per ricordare che abbiamo fatto un giuramento. Il sottosegretario veniva chiamato di sera tardi dal Presidente del Consiglio in quanto individuato sottosegretario di Stato e quindi doveva l'indomani inviare e presentarsi alla Presidenza del Consiglio per giurare. Riesce a mandarmi bontà sua, circa verso la mezzanotte o giù di lì, una chat per chiedermi se volessi essere parte, come dire, quasi madrina del suo giuramento alla Presidenza. Io in realtà quella chat non la leggo perché la mattina dopo, alle 6 di mattina, dovevo prendere un treno per andare a Roma per mie attività ministeriali. Mi chiama la mattina alle 8, dice: beh, allora, posso dare il pass alla Presidenza del Consiglio per il giuramento? Quale giuramento? Dice no, perché, quindi capite bene, è lì dirigente squadra, nel senso che in un attimo le nostre relazioni, le nostre vite, cambiano registro, no? E dice: no, perché io vorrei che tu venissi a farmi da madrina. Ora, io ero in jeans e scarpe da jeans. Tra le mille cose che dovevo dire, non è stato auguri, bravo, contenta, cioè, ho detto semplicemente: ma io sono in jeans e scarpe da ginnastica. Non ci sono problemi. Perché, come dire, quando parli con segretario, ma anche con l'assessore, la risposta che hai, ed è una cosa bellissima in Italia, non ci sono problemi, poi dipende se queste cose sono, tu ok, e questo ha legato anche la nostra vita, perché noi siamo amici a prescindere. Siamo vicini, non siamo amici, dico l'amicalità nel senso della collaborazione, della vicinanza, perché oggi abbiamo questi ruoli, perché ieri non li avevamo e domani non li avremo, siamo consapevoli che ieri non li avevamo e domani non li avremo, ma ci accompagniamo a prescindere, che è anche una cosa straordinaria dal mio punto di vista. Ragazzi, mi raccomando, siate amici a prescindere. Questa è la forza che avrete domani, perché quando domani sarete in due non sarete il doppio di uno, perché due non è il doppio di uno quando c'è l'amicalità e la forza. Detto questo, mi sono cambiata nella toilette del treno, dove ho lasciato cose anche che mi sarebbero servite, ma insomma, e quindi ci siamo trovati, io cambiata, lui che insomma era già messo a punto, io ho partecipato in maniera emozionale ad una cosa nella quale i nostri paradigmi sono cambiati, ma quello che è stato molto simpatico è stato poi che io andando al ministero ed egli andando al ministero per assumere servizio, dall'essere direttore generale l'attimo prima, gli ho fatto da segretario immediatamente dopo,
perché è stato subito investito da alcune persone, docenti, insomma, che volevano chiedere, eccetera, ed io immediatamente per proteggere ho detto, no, sono la segretaria, il sottosegretario, tanto lui lo conoscevano, a me no, che mi interessa, e quindi l'abbiamo fatto. Questo è stato, ovviamente, poi la battuta che mi ha dato Duoco portandomi nella sua stanza e liberandomi da un noiosissimo seminario che invece avrei dovuto fare, perché ho fatto, mi ha detto, ma questa volta lo dici tu perché è troppo per me, questa volta l'abbiamo fatta grossa per davvero. Quindi la prima bellezza è che in questo momento storico, cara scuola pugliese, partner, stakeholders, in questo momento storico la Puglia ha una forza, una forza che sono le persone che vogliono fare, che ci mettono la faccia nel fare, alcune sono qui davanti a voi, altre sono altri, come dire, partners, e che vogliono portare il nostro sistema paese, anche attraverso la Puglia, a un passo. E questa è la prima bellezza. La seconda bellezza, l'articolazione della bellezza. Devo dire una cosa che sembra banale, chiedo scusa al professore se dico questo, ma è un gancio. Allora, l'istruzione professionale, come lo sapete, è marcato sul Made in Italy, no? Riprende tutta diciamo il valore del Made in Italy per essere volano della circolazione professionale. In realtà c'è un segmento che va oltre il Made in Italy, che è l'Italian Style, no? Che è anche il nostro modo di vivere, il nostro approccio culturale alle cose. Perché dico questo? Dico questo perché, percorrendo la strada del Trulli, diciamo, che porta dalla 16 verso questo sito, in realtà loro mi hanno accompagnato con, diciamo, strada facendo, perché altrimenti non ce l'avrei fatta, ho ricordato che esiste dal 2017 una produzione di un, non so se penso che lo sappiate, di un cortometraggio per bambini, sì, che si chiama Trulli Towers, sì, della Disney. Fatto da una produzione franco-italo-canadese, e che guarda caso che va già in onda, sulla Rai per bambini, e che guarda caso è ambientata qui e ha come base, anziché la mappa del tesoro come quelli dei miei tempi, io non sono proprio giovanissima, anzi non sono affatto, i pirati, la mappa del tesoro, sapete qual è la mappa del tesoro di questa produzione? Una ricetta antica nascosta in un frigo. Questa produzione è in inglese, tradotta adesso in italiano, ed è andata in onda sia in Canada che in Francia e adesso in Italia. Perché dico questo? Dico questo perché, come dire, ora è il momento. Cioè, ora è il momento per dare significato, per dare forza, per dare volano ad una idea dell'Italia, del nostro paese, fino anche di queste zone, che ha nella percezione sovranazionale, quindi non soltanto nazionale, un appeal Italian style molto forte. Dobbiamo essere spettatori di questo? No. Se passa questo treno, il treno è passato, perché il resto non sta a guardare noi. Allora questo treno è, guarda caso, la ricerca delle nostre, diciamo, dei valori che sono affidati all'agricoltura, che sono affidati al nostro stile di vita, che sono affidati alla nostra ricerca, per essere rivitalizzati attraverso certamente l'ingegnerizzazione dei processi,
come dire, la industrializzazione delle varie categorie del punto zero, ma un zoccolo duro, un zoccolo culturale è qui. Noi a questo zoccolo duro, a questo zoccolo culturale dobbiamo dare volano, non possiamo essere spettatori, il momento è adesso, e il momento è adesso nel guardare che cosa sta accadendo, nel guardare che il nostro Made in Italy è per altro verso, la nostra voglia di essere un punto di riferimento della qualità della vita nel mondo, fino al punto di essere percorso formativo per i bambini, sia pure con, diciamo, il vocabolario o il codice di lettura, diciamo, adeguato ai bambini, ma che è così. E allora, come dire, cosa c'entra in tutto questo BTS? O cosa c'entra tutto questo il sistema formativo? Ma il sistema formativo è un elemento, è la forza della produzione culturale, di ricerca, della riedizione di quelli che sono i nostri, diciamo, le nostre proiezioni. La rilevazione dei bisogni, ho letto gli ultimi segmenti, alcune cose, diceva il sottosegretario, alcune cose ce le siamo dette con l'assessore Bocanzi. La rilevazione dei bisogni ci sta tutto, ma anche la verifica di fattibilità e degli esiti dei percorsi che vengono attuati. Cosa è successo dopo? Come possiamo rimodulare? Che cosa possiamo rifare? E soprattutto stiamo lavorando molto con l'assessore in questo senso, del punto di aggancio tra il sistema formativo che finisce con l'esame di Stato e i sistemi superiori, siano adesso ITS, siano adesso università, perché quello che noi possiamo, non dobbiamo dare ai ragazzi, è la perdita di tempo, e la perdita di tempo sia anche quando questo match, questo gancio tra le competenze in uscita del sistema formativo secondario e le competenze attese del sistema universitario, questo match non si, come dire, non si stringe, perché se questo succede, i sistemi superiori devono ritornare indietro per riprendere il percorso del non fatto. Questa è oggi la nostra, come dire, il nostro obiettivo. Noi abbiamo lavorato per l'orientamento degli altri anni, sì, stiamo lavorando per il diritto allo studio questa mattina, no? Per allinearci rispetto a quello che è la qualità e le opportunità e l'inclusività del sistema formativo. Adesso dobbiamo lavorare su questo terzo aspetto, cioè far sì che il percorso di eccellenza che viene elaborato dall'istruzione superiore, per essere percorso di eccellenza, deve poter trovare non solo nell'orientamento, ma anche nella competenza in uscita del sistema secondario, il giusto aggancio per poter consentire questo transito un transito efficace. Come si può fare? A mio avviso si possono fare delle ottime sperimentazioni, non soltanto portando i ragazzi al superiore già verso l'anticipazione dell'istruzione superiore, ma esattamente il contrario, poter far sì che l'istruzione universitaria, l'istruzione, diciamo, superiore, entri nel sistema formativo secondario per poter già anticipare quel cammino. Peraltro la parola progetto significa anticipazione di futuro, e allora nella parola progetto, nella parola futuro, ci siamo tutti, anche col pensiero bambino che ci accompagna. Vi ringrazio. Grazie.